Fu festa grande il 18 di maggio del 1603, quando per la prima volta ritornava l'acqua dall'esterno della città all'interno di Arezzo. E anche oggi è stata festa grande, grande partecipazione, la musica dei musici ha fatto la cornice a questo ritorno dell'acqua in piazza. L'acqua è simbolo di vita, la fonte è simbolo di vita e Arezzo ha bisogno di simboli per guardare verso il suo futuro. A zampillare l'acqua nella fontana di Piazza Grande nel cuore del centro storico aretino. Si sono infatti conclusi i lavori di restauro e ripulitura che hanno riportato il monumento al suo splendore. Il ritorno dell'acqua in Piazza Grande significa anche il ritorno al lavoro dell'acquedotto vasariano. L'acqua della sorgente dovrà infatti percorrere 6 km per arrivare nel cuore della città. L'acquedotto vasariano fu costruito tra la fine del 500 e i primi del 600. Si chiama cosiddetto vasariano perché fu Giorgio Vasari a chiedere al Granduca Cosimo I de' Medici esprimere la volontà della città di Arezzo di avere l'acqua in città, che non c'era l'acqua prima, c'erano tanti pozzi ma non c'era una fonte pubblica, e questa fonte è un'opera di misericordia perché la Fraternità dei Laici è stata generata per creare le opere di misericordia corporale, dare l'acqua agli assetati, è un'opera di misericordia, simboli, arte, tradizioni, insomma la nostra identità di Arezzo, l'acqua è in piazza per tutti. Il restauro è stato finanziato dalla Fraternità dei Laici con il sostegno di UbiBanca e la supervisione e consulenza della soprintendenza. Il recupero del patrimonio artistico e culturale credo che sia veramente una delle mission di UbiBanca. E quindi noi siamo stati veramente molto orgogliosi di poter partecipare a questo progetto, anche perché restituisce, come ha detto il professor Rossi, l'acqua a questa fontana che si inserisce in questa splendida cornice che è una delle piazze più belle del mondo.